Arrestato a Marotta un 29enne accusato di aver sparato ad un cuoco in un bar di Pescara perché aveva tardato nel portare l'ordinazione al tavolo. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Roberto Cascioli, storico commerciante di biciclette di Fano. 13 persone decedute nelle Marche con il coronavirus, 11 erano vaccinate con 3 dosi. Bilancio della polizia in provincia di Pesaro Urbino, calano i reati in generale, anche se sono in aumento quelli messi a segno da minorenni. Urbino riapre al pubblico 6 nuove sale di Palazzo Ducale. Tra poco, dopo il telegiornale, torna in diretta Primo Cittadino, ospite il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori di Fano TV, benvenuti sul canale 19, c'è Occhio alla notizia, l'informazione locale. È stato arrestato a Marotta di Mondolfo Federico Pecorale, 29 anni, di Monte Silvano, accusato di aver sparato ad un cuoco ieri all'ora di pranzo all'interno di un ristobar di Pescara. La vittima, un 23enne originario di Santo Domingo, ma da tempo residente in Abruzzo, è stata operata ed è ricoverata in ospedale. La sua colpa sarebbe stata quella di aver ritardato nella consegna dell'ordinazione. Il 29enne, braccato dalla polizia, si è prima rifugiato da alcuni parenti e poi, a bordo di un taxi, si è diretto sull'autostrada Adriatica in fuga per la Svizzera. Grazie alla collaborazione del tassista, contattato al telefono dalla polizia, il 29enne è stato bloccato dagli agenti ieri sera poco prima delle 23 nell'area di servizio Metauro Est e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Durante la perquisizione i poliziotti hanno sequestrato anche una pistola e adesso saranno le indagini a verificare se sia la stessa arma usata nel locale a Pescara. Tanta gente, tanta folla per l'ultimo saluto allo storico commerciante di biciclette di Fano, Roberto Cascioli. Filippo Pucci. La città di Fano ha dato l'ultimo saluto oggi pomeriggio all'interno della chiesa di San Cristoforo a Roberto Cascioli, scomparso all'età di 59 anni sabato scorso a causa di un male incurabile. Cascioli, noto commerciante di biciclette, ha iniziato a lavorare all'età di 14 anni nello storico negozio di Bargnesi e dal 1993 era diventato cotitolare insieme al fratello Marco e ai giorni d'oggi anche con il figlio Filippo. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi sui social dagli amici e dalle istituzioni che lo ricordano come un uomo disponibile alla comunità, all'aiuto, con grande cuore e dolcezza, ma anche dal senso critico nei temi legati alla città. A presiedere i funerali, Don Mauro Bargnesi, che ha voluto sottolineare la grande generosità e disponibilità di Roberto anche per la parrocchia durante i momenti di solidarietà. Lo ringrazio anche a nome della parrocchia per l'attenzione che ha avuto e per questa comunità parrocchiale. La Chiesa non è riuscita a contenere le tante persone che almeno una volta hanno acquistato o aggiustato la propria bici nel negozio di Roberto, tra una battuta e l'altra e qualche consiglio. Presenti al rito funebre, la compagna Fiorisa, il figlio e anche Fabio Bargnesi, che ha ricordato il momento della vendita dell'attività del padre Tonino. Toccante anche il messaggio apparso sulla pagina Facebook dell'attività.
evidentemente in cielo. Serviva un meccanico ciclista. Non sei più in questa officina, sei semplicemente in quella un po' più su. Ciao Roberto. Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sono morte 8 persone con il coronavirus. Presentavano tutte patologie pregresse e 6 di loro avevano completato il ciclo vaccinale con 3 dosi. Ieri invece sono decedute 5 persone della provincia di Pesaro Urbino. 3 erano residenti a Fano. Si tratta di 2 donne di 86 e 90 anni e di un uomo di 99 anni. Anche in questo caso erano tutte persone vaccinate con 3 dosi. È evidente che ancora oggi, a 2 anni dallo scoppio della pandemia, si continuano ad inserire nei bollettini giornalieri pure i decessi di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie per altre malattie, un metodo contestato a più livelli che non può definire un quadro chiaro dell'andamento del virus in Italia. E la pandemia negli ultimi 2 anni ha comportato un calo dei reati, anche se nella provincia di Pesaro Urbino aumentano quelli compiuti da minorenni. A stabilire un bilancio delle attività svolte dalla polizia oggi è stato il questore Michele Todisco. Simona Zonghetti. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto effetti anche sulla criminalità. Infatti, secondo i dati forniti oggi dalla questura di Pesaro Urbino, emerge che i reati rispetto al periodo pre-pandemia sono calati, ma non tutti. Dal 1 aprile 2021 allo scorso 31 marzo, la Polizia di Stato ha denunciato o scoperto oltre 2.400 delitti contro i 2.300 dell'anno precedente. Più di 700 sono le persone denunciate in stato di libertà e 114 quelle fermate o arrestate. Più nel dettaglio, non hanno subito particolare variazione le violenze sessuali e i reati contro la persona, ad eccezione delle lesioni dolose, passate da 84 a 106 casi. In leggero aumento anche i furti, ma sono in calo quelli compiuti nelle abitazioni. Le rapine invece passano da 19 a 30 casi, con un incremento di quelle consumate in strada. In lieve discesa i danneggiamenti, mentre i reati connessi al traffico di stupefacenti restano invariati. Nello stesso periodo più di 12.000 cittadini hanno chiamato alla sala operativa della questura e grande attenzione è stata posta nei confronti del fenomeno emergente delle cosiddette bande minorili. L'attività della polizia ha consentito di disarticolare alcuni dei sodalizi ed eseguire arresti, fermi e custodie cautelari emesse dall'autorità giudiziaria. Rispetto al 2020, nel 2021 c'è stata una grande riduzione dei reati, dovuto soprattutto alla scarsa mobilità. Sono aumentati invece i reati, appunto, di violenza di genere, i reati informatici soprattutto, perché stando più in casa. E poi preoccupante è il dato sulla violenza minorile. L'ultimo anno in particolare i ragazzi minorenni sono stati protagonisti responsabili di episodi incresciosi. Incresciosi spesso dettati dalla loro immaturità, ma anche da una maggiore aggressività, forse dovuta anche alla chiusura determinata dalla pandemia, però in effetti l'ultimo anno è stato abbastanza preoccupante per questo tipo di comportamento dei ragazzi. Il questore ha sottolineato la necessità di rivedere la legislazione penale che riguarda i minorenni, abbassando l'età imputabile. Tra i temi affrontati oggi, anche quello dell'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra. C'è stato un aumento esponenziale nei primi giorni. Adesso il numero dei profughi si è stabilizzato, siamo oltre 1.100, ma il leggero aumento quotidiano. Più facilmente gestibili adesso, più della metà sono quasi tutti minorenni di cui soltanto una 40-45 sono non accompagnati, la maggior parte sono minorenni con genitori, con la madre in particolare, o con familiari che se ne assumono responsabilità. C'è stata una grande attenzione da parte della prefettura, del tribunale dei minorenni, della procura dei minorenni, e quindi vengono gestiti con oculatezza e solidarietà. E la polizia di Ancona ha denunciato un bodybuilder che sarebbe responsabile di almeno 12 furti di denaro per un totale di 1.500 euro avvenuti negli spogliatoi di una palestra. Da dicembre ad oggi avrebbe sottratto somme di denaro che vanno dai 50 ai 400 euro fino al colpo fatale di ieri, quando i poliziotti, dopo essersi allenati con lui in borghese, lo hanno colto in flagranza. Un agente infatti aveva lasciato appositamente 75 euro nella tasca
di un giubbino. Una volta recuperato il denaro, il giovane è stato portato negli uffici della questura con un'auto della polizia ed è stato deferito alla procura per furto aggravato continuato. C'è anche un ottavo membro della cosiddetta banda dello spray che agì nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, dove morirono 6 persone schiacciate nella calca. Questa mattina ad Ancona si è tenuta l'udienza preliminare per Riccardo Marchi, 23 anni di Bologna, ritenuto presente nel locale dove sarebbe stata spruzzata una sostanza urticante con l'intento di rubare collanine e altri oggetti di valore. Il suo difensore ha annunciato la possibilità di procedere con rito abbreviato e l'udienza è stata rinviata al prossimo 18 luglio. Invece gli altri componenti della banda sono già stati condannati in appello con pene che vanno fino ad un massimo di 12 anni e 6 mesi. E adesso in collegamento con la Borsa Internazionale del Turismo a Milano c'è, come vedete, l'assessore al turismo del Comune Etienne Lucarelli. Allora, buonasera Etienne, so che oggi è stata una giornata molto impegnativa, ci può dire che cosa avete promosso in una delle vetrine sicuramente più importanti? Sì, molto importante innanzitutto perché veramente si inizia a respirare turismo come non si faceva da 2 anni, visto che anche queste fiere si sono tenute online, quindi c'è veramente entusiasmo tra gli operatori. Noi siamo venuti perché era importante ovviamente aprire i collegamenti con i tour operator e con i vari amministratori delle altre città che sono tutti qui presenti oggi, ma soprattutto dovevamo presentare 2 momenti importanti per il nostro territorio e per la nostra città. Uno è il distretto turistico delle Vallate del Metaro e del Cesano, un prodotto che è partito lo scorso anno, un aggregatore di servizi, una collaborazione tra i 15 comuni del nostro distretto turistico, che ecco, appunto, è partito con un aggregatore di servizi e che ci dovrà stringere in una strategia comune per dare valore al turismo del nostro territorio, che tra l'altro vede anche portare avanti un progetto che è quello della Regione e quindi il piano triennale del turismo. Il secondo è la stagione degli eventi della città di Fano, una stagione molto importante, segue il progetto Fano en plein air con lo spazio dato all'attività all'aperto e gli investimenti fatti con il mondo della cultura. Nello specifico oggi presentiamo i 10 anni di Passaggi Festival, i 20 anni di Brodetto Fest e i 30 anni di Passaggi del Fano Jazz, scusate. Ecco, una serie di manifestazioni molto importanti, ovviamente oltre a queste presenteremo tutte le altre manifestazioni, quelle che riguardano la musica, il teatro, la storia con la Fano dei Cesari, il Palio delle Contrade. Ecco, però ci sembrava importante fare un focus sul risultato di queste grandi manifestazioni. Immagino che ci sarà anche il Carnevale, tanto è sempre stato presentato, io l'ho seguita per tanti anni alla BIT. Esatto, c'è il Carnevale ovviamente insieme a noi. Sarà un momento, un focus dedicato proprio al Carnevale che da 2 anni purtroppo non si può tenere a febbraio. Lo abbiamo fatto in un'edizione rivisitata nel periodo estivo sia l'anno scorso ma anche quest'anno, anzi sarà la manifestazione di apertura perché si terrà il 5 giugno e poi anche il 15 agosto. Quindi con noi il Carnevale e le altre 3 manifestazioni che ho citato precedentemente. Ecco, assessore, in chiusura le chiedo, visto che stiamo parlando con la Borsa Internazionale del Turismo, ecco, lei ha messo in premessa il fatto che si torna finalmente dopo 2 anni, eccetera. Ecco, le chiedo, ci sono delle previsioni per la nostra città, per la nostra riviera, per la nostra regione? So che c'è anche Mancini, l'allenatore della Nazionale, che sta promuovendo il nostro territorio. Ma nello specifico, per Fano, come la vede questa estate 2022? Ma i dati italiani ci portano ancora a pensare che c'è una forte presenza del turismo italiano, quindi gli italiani rimarranno in Italia. Abbiamo un'occasione storica, molti italiani verranno nel nostro territorio, gli operatori hanno grandi prenotazioni già fin d'ora, ecco, dobbiamo tenerli nel nostro territorio. Il prossimo anno sarà un anno sicuramente diverso, si rinizierà ad andare all'estero. Ecco, dobbiamo far conoscere le nostre bellezze, dobbiamo far conoscere le nostre peculiarità. In questi giorni anche il ministro Garavaglia ha detto: abbiamo una sfida,
l'Italia, ma anche in questo caso la nostra regione, le Marche, sono la prima tra le mete ideali, ma poi sono la sesta ad essere scelta. La sfida è quando un turista arriva nella nostra destinazione, quindi magari va nel nostro lungomare, e far conoscere anche tutte le peculiarità dell'entroterra, tutte le nostre bontà, tutte le nostre caratteristiche, la nostra cultura. Se riusciamo a far conoscere tutto questo, sicuramente potremmo avanzare nella graduatoria delle mete scelte, possiamo trattenere anche gli italiani nella nostra Italia, che è fantastica, e anche attirare maggiori stranieri che dal prossimo anno arriveranno nella nostra destinazione. Bene, grazie allora all'assessore al turismo del Comune di Fano, Etienne Lucarelli. Adesso invece diamo spazio alle vostre segnalazioni, che oggi ci portano nel centro storico di Fano, dove una nostra reporter di strada denuncia lo stato di degrado della scalinata che porta all'istituto scolastico Gandiglio. Come potete vedere dal video, oltre all'erba incolta ci sono bottiglie di vetro rotte e altri rifiuti gettati a terra. Ecco, tenete conto, è presente che lì, insomma, sono zone di passaggio anche di studenti. Invece in via Albertario, a Bellocchi di Fano, ci segnalano un lampione guasto, mentre da Viale Italia, nel quartiere Poderino, una telespettatrice ci ha inviato queste fotografie che ritraggono una buca di circa 8 cm per 10. Potrebbe essere pericolosa, ci ha scritto la reporter di Fano TV, sia per i pedoni sia per i ciclisti che provengono dall'interquartieri. A denunciare invece altre buche dell'asfalto ammalorato è un altro telespettatore che ha girato questo video nelle vicinanze del cimitero centrale. Vediamolo insieme. Sono per la strada che porta dalla Liscia al cimitero. Non sapevo che fosse diventata una strada ucraina, o quantomeno la Parigi-Dakar. Come notate, mi entra il piede tutto intero dentro la buca, senza contare le altre buche che ci sono a questo posto. Visto che qui comincia il nuovo asfalto, si sbucciava forse il personale del comune o dell'azienda incaricata ad allungare l'asfaltatura fino allo stop, che in fondo sono, se no, 80 metri. Naturalmente grazie a tutti i nostri segnalatori, come sempre Fano TV è dalla vostra parte, quindi continuate a mandare foto, video e messaggi di testo per dirci ciò che andrebbe cambiato o ciò che non va nella nostra città. E adesso invece ci spostiamo ad Urbino, dove sono state riaperte al pubblico 6 nuove sale a Palazzo Ducale. Nell'anno che celebra il sesto centenario dalla nascita di Federico da Montefeltro, la Galleria Nazionale delle Marche ha aperto al pubblico 6 sale, orientali e roveresche, al secondo piano di Palazzo Ducale, un percorso dedicato all'arte con grandi spazi realizzati e decorati sotto i della Rovere, in cui sono stati raccolti dipinti e rilievi di Federico Barocci, opere del 500 e del 600. È stato aperto anche il gabinetto dei disegni e delle stampe, dove per la prima volta è stata presentata al pubblico una raccolta grafica che permette di vedere in un solo colpo Barocci, Carracci, Domenichino, studiando nel dettaglio la grande tradizione grafica italiana. Questa apertura dà il là all'apertura di tutto il secondo piano, che terminerà il 14 luglio con l'apertura delle sale occidentali, quindi alle mie spalle, dove esporremo 111 dipinti provenienti dalle nostre collezioni e dal prezioso deposito della collezione Caripesaro e la collezione Volponi, frutto della donazione di Volponi. Un percorso complesso che ci permetterà di osservare la pittura fino al Settecento, grande stagione che vede Urbino al centro del rinnovamento del pontificato Albani. Protagonista anche la Galleria del Pasquino, con una raccolta di maioliche in mostra permanente. Non è casuale, ovviamente, la collocazione delle maioliche in questo luogo meraviglioso. Ci troviamo nel luogo di passaggio tra gli appartamenti rovereschi e la nuova ala. Questa è la parte più illuminata dell'intero palazzo, perché ha le finestre che si rivolgono a sud.
Questo gioco di luci permette di valorizzare maggiormente la maiolica, perché la maiolica è l'unica arte che oggi possiamo conoscere come quando uscì dalla fornace. Di conseguenza, come potete ammirare, queste maioliche brillano alla luce del sole. Più nel dettaglio, come ha spiegato l'ispettore onorario della Soprintendenza delle Marche, queste preziose maioliche del Ducato di Urbino non hanno mai varcato le porte di case private. Il fatto di poter vedere oggi in un unico luogo la tradizione locale urbinate tardo quattrocentesca, come si vede poi alla fine della galleria, vedere gli oggetti migliori della collezione permanente della galleria uniti a quelli che sono gli oggetti più eccezionali che si trovano oggi in collezioni private. Quindi ecco, la Galleria delle Maioliche nasce da un'idea di Timothy Wilson di Oxford e nasce proprio per questo, per far rendere conto a tutti dell'importanza della maiolica nel Rinascimento. Anche questa sera vogliamo rendere omaggio, grazie, dire grazie ai nostri sostenitori, stasera in particolare da Emanuela Blasi. Tra poco le previsioni del tempo, ma restate sintonizzate sul canale 19 di Fano TV, perché dopo la pubblicità e appunto le previsioni torniamo in diretta in studio con Simona Zonghetti. A Primo Cittadino c'è Palmiro Ucchielli, il sindaco di Vallefoglia. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 con Occhio ai Giornali. Arrivederci.